Benvenuta Serenella Bettin, giornalista, autrice del libro in uscita Aspettando che arrivi sera, edito da Male Edizioni di Monica Macchione. Benvenuta a Thanks Good is Book Friday. Grazie Alessandro, grazie Alessandro. Serenella, questo libro è un diario, una raccolta di storie, di migranti e di scandali anche. Cosa troveremo tra le pagine della tua pubblicazione? Allora, intanto questo libro è nato per caso, nel senso che nel 2016 ho iniziato a occuparmi di immigrazione con i centri di accoglienza qui in Veneto e da lì praticamente non li ho più abbandonati. Ho fatto 3 anni tra i vari centri di accoglienza veneti, poi sono stata anche nel Lab a Milano. Poi finalmente ho seguito anche, ho fatto un reportage in Slovenia per seguire la rotta balcanica e ogni sera, ogni volta in cui io tornavo a casa praticamente annotavo, scrivevo quello che vedevo, quindi le situazioni di migranti nei centri di accoglienza, cosa facevano, come vivevano, tutte le varie inchieste giudiziarie, le varie cooperative indagate. E alla fine un giorno ho detto, beh, sai che c'è, anziché tenere queste cose dentro il cassetto, perché non provare a pubblicarle? E così l'ho proposta a un editore e all'editore è piaciuto. Quindi sì, si troveranno storie di migranti, di centri di accoglienza che scoppiano, storie di rivolte, le rivolte dei richiedenti asilo, degli asilanti. Tu come giornalista sei stata sempre presente nei momenti più difficili dei grandi centri di accoglienza del Veneto, appunto hai citato le rivolte, hai citato anche gli scandali. Questo lavoro di inchiesta che è stato molto importante, quali risultati ha dato dal punto di vista della sensibilizzazione dell'opinione pubblica? Beh, questo, beh, intanto comunque il tessuto su cui si lavora non è dei migliori, nel senso che in Veneto c'è, nel nord-est, c'è comunque molta chiusura. Quindi ogni volta in cui usciva qualche inchiesta, ogni volta in cui usciva qualche indagine, comunque sì, serviva a smascherare ad alzare un po' il coperchio, diciamo, a far esplodere alcune bombe, però poi questo ha portato anche a un andare contro un po' i migranti stessi, no? E non prendersela mai con chi veramente ci ha lucrato dietro tutto questo traffico, cioè le cooperative stesse. Operativa in Veneto, per dire, la ecofficina, ex ecofficina ed Eco, che gestiva uno dei centri di accoglienza più grandi del Veneto, come quello di Conetta, ha visto i bilanci salire alle stelle e era già indagata, eppure è sempre riuscita ad avere gli appalti per la gestione di questi centri di accoglienza. Qual è la situazione oggi dal punto di vista dell'accoglienza in Veneto? Le cose sono migliorate oppure si sono solamente stabilizzate in attesa degli eventi? Beh, allora, le cose adesso sono migliorate, nel senso che hanno chiuso comunque i centri di accoglienza più grandi. Vabbè, è rimasto il centro di Treviso, poi adesso c'è la caserma di Poderzo. Conetta, una realtà come Conetta, dove che scoppiava con 1600 richiedenti asilo o Bagnoli, che di richiedenti asilo erano 800, e i due erano a distanza di 6 km l'uno dall'altro, in un paesino di 196 abitanti, quindi puoi immaginare. Ora queste realtà non ci sono più. Il punto è che ora alcuni stanno tornando, nel senso che stanno cominciando a riempire alcune caserme, eccetera. Quindi secondo me sentiremo ancora parlare di immigrazione. Allora, Serenella, io ti ringrazio per essere stato con noi in questa puntata di Thanks God It's Book Friday, per raccontarci
del tuo libro in uscita, Aspettando che arrivi sera, edito da Maledizioni di Monica Macchioni, e che si può trovare naturalmente in tutti i bookshop online e in tutte le librerie. E speriamo, insomma, di averti presto qui a Roma per presentare il tuo libro. Certo. Grazie ancora, a presto. Grazie mille.